Cristiano Ronaldo, sei peggio di Wayne. Attenzione! Vi sfido a mettere mi piace con il naso. Se ci riuscite, hashtag Dalox ce l'ho fatta qui sotto nei commenti. Forza! Scrivete subito qui sotto un voto che voi date a FIFA 19. Buona visione! Io ripeto anche questo nuovo video, sono Dalox ragazzoli e finalmente oggi nuovo mistero, nuovo video e nuove novità. Innanzitutto lasciate un pollicione ragazzoli perché io ieri non sono partito dalle feed, quindi ve lo lascio qui sotto. Aspettate, abbasso il volume se no giustamente non sentite niente. Comunque sia, come avrete letto dal titolo, oggi ragazzi siamo qui per vedere una cosa particolare che mi avete chiesto sotto un commento di 2 giorni fa. Mi avete chiesto di andare a vedere cosa succede se Cristiano Ronaldo, che adesso è alla Juventus, segna il Real Madrid. Ovviamente io non dovrò fare esultanze perché mi sembra una cosa scontata. E intanto arriviamo a 4.000 like per un altro mistero, signori. Quindi 4.000 like, subito un nuovo mistero fresco fresco da portarvi domani o lunedì. Ora, cosa accadrà? Io adesso andrò a fare una partita, inserirò la modalità principiante ovviamente perché signori, se no non c'è gusto ovviamente a segnare con Ronaldo. Partiremo da una situazione di svantaggio, vi insegno questo trucco che non so se lo sapete. Eccolo qui, Ronaldino alla Juventus, perché? Se siete juventini scrivetelo qui sotto in un commento. Andremo a segnare alla Juventus con Cristiano Ronaldo partendo dallo svantaggio, poi con il pareggio e poi andando in vantaggio. E vediamo, senza premere nulla, ovviamente ragazzi, non premeremo nulla. Andiamo a vedere cosa accade. Mamma mia, sono veramente curioso, sono sincero. Allora, noi dobbiamo prendere la Juventus. È la prima volta che la prenderò in vita mia la Juventus. È la prima volta, davvero. Allora, Juventus, però Real Madrid. Eccola qui, mamma mia signori. La tensione di Cristiano Ronaldo. Allora, mettiamo in posizione in gioco, mettiamo principiante almeno. Ok, almeno segniamo senza problemi. E poi ho sbagliato una cosa, guardate questo trucchetto che non so se conoscete, premendo R3, ok, possiamo inserire il vantaggio iniziale, quindi partiremo, oh perché non me lo fa mettere? No, non ci credo, ah ecco, allora partiremo da un 1-0 della Juventus, facciamo così, facciamo 2-0, vediamo il svantaggio quando pareggiamo e quando poi segniamo. 3, 2, 1, go, Ronaldo è già presente in squadra, calcio d'inizio ragazzuoli, vediamo cosa succede. Intanto lasciate un pollicione, perché se non lasciate un pollicione adesso, io non incomincio il video. Forza, lascia il mi piace, guarda, vedo il tuo dito, lo sto vedendo, è lì, prendilo e appoggia qui. Anzi, facciamo una cosa, vi sfido a mettere mi piace con il naso, se ci riuscite, hashtag Dalox ce l'ho fatta qui sotto nei commenti, forza. Allora, 3, 2, 1, go, si inizia. Dove è Cristiano Ronaldo? Voglio vedere l'entrata della Champions, che è sempre più epica ogni fottuto anno. Eccolo, guardatelo lì, Ronny, che il mio Cristianino Ronaldo. Incredibile. Stadio Santiago Bernabéu, Juventus e Real Madrid. Si parte da 2-0. Vediamo un po' se è la partita di andata, il 2-0, oppure si parte proprio. Ah, ok, già partiamo con il risultato di 2-0 e neanche è iniziata la partita. Ok, levo un attimo il trainer perché quello mi scordo sempre di levarlo. Ok, perfetto, l'abbiamo nascosto. Eccolo qui, subito Dybala. Diamo palla a Ronaldo, dai, dobbiamo fare subito questi 2 gol al volo. 6.5 hours later. A Ronny, eccolo Ronny. Ronny, il tiro a giro! Non premo niente. Vediamo che succede, esulta per il momento Cristiano Ronaldo. Fa tutto da solo. Vai a esultare Cristiano Ronaldo. Non chiede scusa, signori. Forse perché siamo in svantaggio. Ma Cristiano Ronaldo va a esultare, infame. Sei peggio di Wayne, sei. Cristiano Ronaldo, sei peggio di Wayne. Vi sfido a mettere mi piace con il naso. Se ci riuscite, hashtag Dalox ce l'ho fatta qui sotto nei commenti. Forza. Ronaldo, mi ammazzo più o meno. Allora, vai Ronny.
Vai Ronnie, graduazione. Vediamo ancora. Va ancora ad esultare. Attenzione, arriva vicino alla bandierina. Arriva il pugno alla bandierina. Hashtag Ronaldo traditore, signori. No, beh, spero che sia solo nella demo, cavolo. Accidenti, dovrebbero mettere. Dopo 10 anni al Real Madrid, la scusa la dovrebbero mettere perlomeno, signori. Like se siete d'accordo con me. Cristiano Ronaldo Trocesny, non può sbagliare. Cristiano! Proviamo a mandarlo da un'altra parte, vediamo cosa succede. Va a abbracciare addirittura i compagni di squadra. Guarda come esulta, abbracciare i compagni di squadra. Vediamo se fa un cenno di scusa. Niente, ragazzi. Non dà un cenno di scusa, non ci credo. Proviamo, vabbè, adesso proviamo così. Vediamo che fa. Esulta tranquillamente così verso il centro, non fa nessuna esultanza, fa solo così, fa. E basta. Vabbè. Forse è stata quella un po' più umile, diciamo, di Cristiano Ronaldo. Forse. Diciamo che è forse quella più umile che ha fatto. Adesso, signori, faremo il test provando a premere X. Vediamo cosa succede se premiamo X e dovrebbe fare l'esultanza quella insomma un po' classica del giocatore. Con Ronaldo. Premiamo X, vediamo che succede con X. Attenzione! Addirittura lo spottò. Se si preme X, potevano mettere la scusa con X perlomeno. La scusa con X, lo spottò addirittura. Tanto bel gol, a me è infallibile Cristiano Ronaldo, incredibile. Ragazzuoli, la EA Sports anche io quest'oggi ci ha deluso amaramente dopo il video di ieri, che ve lo lascio qui sotto in descrizione se ancora non l'avete visto. Ragazzuoli, domani vi farò uscire un video molto particolare che dovreste andare a vedere secondo me. Intanto Dybala, no, perché non ha tirato? Intanto Dybala, attenzione, voglio vedere una cosa. Vabbè, niente. Spero che sia piaciuto, lascia un like, un commento, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Come sempre, qui al Bontalox è tutto. Tintalox. Drink different. Bella, ragazzuoli.